Final Fantasy VII Remake, come ormai saprete, è uno dei titoli che aspetto di più in assoluto sin dal suo annuncio avvenuto nel lontano 2015. Ora che il tempo stringe, con una release date prevista per marzo 2020, Square Enix ha iniziato a premere sull'acceleratore per quanto riguarda la promozione del gioco. E devo dire che, incredibilmente, nonostante la software house giapponese stia rischiando tantissimo a mettere le mani su una pietra miliare dei JRPG, ogni nuovo trailer che viene presentato sono sempre più impressionato dall'ottimo lavoro svolto. Ed è proprio questo il caso del trailer uscito qualche giorno fa in concomitanza del Tokyo Game Show, forse uno dei filmati più importanti mostrati fino ad ora. Non solo perché introduce interessanti novità rispetto al titolo originale, ma anche e soprattutto perché è pieno zeppo di riferimenti e strizzatine d'occhio pensate per colpire direttamente al cuore i fan più accaniti. Io sono il Poro Michele e in questo video passeremo in rassegna tutti i dettagli di questo nuovo fantastico trailer. Se apprezzi lo sforzo, mi raccomando, lascia un like e iscriviti al canale. Fatto? Bene, iniziamo! Partiamo subito con quella che sembra essere la novità narrativa più significativa introdotta fino ad ora, i Watchmen of Fate, delle creature simili a fantasmi che tormentano Aerith. In questa sequenza salgono Cloud e gli altri fuori dal bar di Tifa, il Seventh Heaven nel settore 7 di Midgar. Gli attacchi convenzionali, a quanto pare, non scalfiscono i Watchmen of Fate. Cambio repentino e passiamo a una sequenza in moto con Jesse, Cloud, Bix e Wedge. Questa non è l'iconica fuga dallo Shinra Building che vedeva Cloud a bordo di una moto diversa, l'Air di Daytona. In più viene velocemente presentato un personaggio nuovo di zecca, quasi sicuramente un antagonista. Identificato da Jesse come un Soldier, presenta il logo della Shinra sulla moto e indossa l'armatura di ordinanza dei Soldier, nonché la spada data in dotazione alle nuove reclute. Passiamo ora a Tifa e Cloud. Nel dialogo si fa riferimento alla promessa che Cloud fece a Tifa da piccoli, ma a differenza del gioco originale, lo scambio non avviene più all'interno del Seventh Heaven. Compare poi improvvisamente Sephiroth e Cloud, preso dal panico, fa sbattere la Buster Sword contro il muro. Non proprio una reazione compostissima. In seguito c'è un'altra scena dove gli Avalanche si lanciano col paracadute verso Midgar. Nel gioco originale c'era una sequenza del genere, ma molto più avanti con la storia e soprattutto con personaggi diversi. Arriviamo finalmente all'introduzione di Rino e dei Tarks. Il sicario della Shinra interrompe il fortuito incontro tra Cloud e Aerith all'interno della chiesa, che diventerà teatro di uno scontro inedito. Anche le capacità offensive di Rino sono notevolmente aumentate. Magari grazie all'utilizzo della Lightning Materia? Sempre The Tarks viene svelato Ryud, che a quanto pare questa volta avrà qualche linea di dialogo in più. Nello specifico, prima di passare alle mani, noterà il colore degli occhi di Cloud, alterazione derivata dagli esperimenti fatti con il mago. Torniamo al Wall Market con una Aerith in grado di far cascare la mascella a Cloud, sottolineando la leggera differenza espressiva rispetto ai modelli poligonali della versione PS1. A grande richiesta e anche un po' a sorpresa, c'è il ritorno di Don Corneo, uno dei protagonisti delle scene più controverse dell'intera saga. Cloud, nel tentativo di salvare Tifa, infatti, si introduceva nella casa di appuntamenti Oni Bee-in travestito da donna, per eludere la sorveglianza ed arrivare direttamente in camera di Don Corneo. Vedremo Cloud con abiti femminili? Probabilmente sì, anche se la cosa che non torna è la presenza di Tifa. Anche lei cerca di convincerlo a travestirsi. Ma se Tifa è salva, perché Cloud dovrebbe entrare in stanza di Don Corneo? Altra scena inedita, soltanto accennata in precedenza, è quella che vede il rapimento di Aerith da parte di Tseng con Marlene testimone. Passiamo ora a una rapida sequenza di assalti, combattimenti, arrampicamenti e minigiochi. Fa piacere vedere che l'impianto ludico si concederà numerose digressioni proprio come accadeva su PS1. Abbiamo le freccette, il ritorno della gara di squat e anche la gara di trazioni. Seguono altri combattimenti e vediamo che a tornare è un caposaldo della serie, lo status alterato Todd, che trasforma il protagonista in una rana, cambiando il suo attacco principale in Bubble Breath. Una differenza sostanziale è che poco prima dello scontro con l'Airbuster, il presidente della Shinra e Heidegger compariranno solo come ologrammi e non in persona. Inoltre, svolta narrativa importante, gli atti terroristici degli Avalanche saranno associati dalla propaganda della Shinra alla nazione del Wutai, patria, tra l'altro, di Yuffie. Viene poi presentato rapidamente il boss dell'ascensore del palazzo della Shinra, anche se non è chiaro se la location rimarrà la stessa, più che altro per una questione di proporzioni e gameplay.
Veniamo introdotti poi alle Summon, anche se il loro funzionamento non è ancora chiarissimo. Probabilmente saranno a fianco dell'evocatore per un periodo limitato di tempo, fornendo supporto in battaglia. Se con Ifrit gli altri membri del party spariscono, con Shiva la disposizione in campo rimane immutata. Come riportato erroneamente, quella sorta di cavallo demoniaco con ruote incorporate non è affatto Odino. Si tratta di Erigor, un nemico non comune affrontabile nel cimitero dei treni di Midgar. Dopo la battaglia con Rino in cima al pilastro del settore 7, il filmato si conclude con il crollo della struttura e l'evento catastrofico che ne consegue, la distruzione dell'intera zona. E questo, ragazzi, era tutto quello che sono riuscito a scovare nei quasi 3 minuti di trailer. Ci sono dettagli che mi sono sfuggiti? Quanto siete in hype per questo remake? Mi raccomando, fatemelo sapere, vi aspetto nei commenti. Io sono il Poro Michele, da Midgar, ciao!